Allora, oggi ho fatto questo trucco colorato, dorato e viola. Mi sono lasciata un po' prendere dall'ispirazione, volevo fare un trucco con questi due colori. Sulle labbra ho usato anche un gloss viola, però traslucido con qualche brillantino anche qua. E niente, ragazzi, io vi lascio il tutorial, quindi se volete sapere come fare questo trucco, seguitelo. Ciao! Allora, ho già applicato il mio correttore in crema che fa da base per gli ombretti in polvere. Adesso con questo pennellino piatto che è adatto appunto agli ombretti in polvere vado a prendere il Silky Eyeshadow di questo color dorato e lo stendo su tutta la palpebra mobile. Ora vado a prendere il Glittering Eyeshadow, anche questo dorato, quindi sono dei glitterini dorati, e vado a picchiettarlo sopra il color oro che abbiamo appena messo, quindi sulla palpebra mobile. Ora, con il polpastrello vado a sfumare un po'. Poi cambio il pennello, prendo questo che è un po' più adatto alla piega ed è anche angolato e vado a prelevare questo ombretto Lie Art di questo colore viola intenso. E qui vado a depositare il colore prima all'esterno. E poi vado a portarlo verso la piega. Ora con quest'altro pennello che è un po' più ampio e mi piace usarlo per l'illuminante o comunque per il colore che vado ad applicare sotto il sopracciglio e per sfumare, vado a prendere questo Sparkle Eyeshadow di questo color carne con qualche brillantino e vado a stendere il colore appunto sotto il sopracciglio. Poi vado sempre con lo stesso pennello a sfumare il viola della piega. Sfumo un po' lungo la linea che è piuttosto marcata in questo momento e poi porto il colore anche un pochino verso l'esterno. Ora con questo pennellino a penna, che è appunto più preciso per le zone dove vogliamo andare più precisi, vado a riprendere l'ombretto oro che abbiamo usato prima e lo stendo lungo le ciglia inferiori. Riprendo il Glittering Eyeshadow dorato e vado a picchiettarlo appunto dove abbiamo appena messo l'ombretto dorato. Lo sfumo un pochino. Poi vado a prendere la matita Coloring Eyeliner viola e vado a stenderla sulle ciglia inferiori e nella rima interna. Ora con questo pennellino vado a riprendere l'Eye Art ombretto viola di prima e vado a picchiettarlo leggermente, delicatamente sulla rima interna. Ora con il My Best Casual vado a segnare le ciglia superiori. Poi con questo pennellino a spugnetta vado appunto a sfumare la matita, il Casual. Poi applico i ma... Mi impapero, poi applico il My Best mascara nero. Stendo il fard compatto di questo colore pesca. E per finire applico il Miracle Gloss, anche questo di un viola glitterato. Ok ragazzi, questo è il trucco completo, spero che vi piaccia. E